convegno qui all'Acquario di Milano e si è parlato di Milano, città d'acqua, e della riapertura dei navigli. È una cosa fattibile? Ma è una cosa, è uno studio, è un progetto, è un qualcosa che sta prendendo sempre più piede anche nella volontà dei milanesi. Io sono affascinato. La fattibilità mi lascia ancora qualche interrogativo. Oggi qualcosa mi è, diciamo, mi ha dato una risposta, altre cose ancora invece rimangono, però è una cosa molto affascinante. Milano, città d'acqua, potrebbe essere una città che viene rilanciata dal punto di vista del turismo, dell'economia. È una cosa che non riguarda solo Milano, la navigabilità dei navigli, riguarderebbe anche un progetto più ampio. Oggi ne abbiamo parlato con Fabrizio Cecchetti e con Roberto Biscardini, che sono i due maggiori fautori di questa cosa. È una cosa trasversale che riguarda, non è solo un'idea di un partito, è una cosa che però sta prendendo piede. A me mi affascina e devo dire che la cosa mi piacerebbe. Dopodiché, se sarà fattibile, io l'appoggio, molti di noi l'appoggiano, e quindi noi porteremo avanti la fattibilità di questa cosa. Una scelta che sicuramente andrebbe a incentivare il turismo, soprattutto in città, però in tanti chiedono: ci sono i fondi per poter fare un'opera così importante? Ma il progetto che è stato presentato quest'oggi dall'associazione Riapriamo i Navigli parla di 400 milioni. È, diciamo, un progetto fattibile, non è una spesa eccessiva. Basti pensare che la riapertura di 5 lotti, che è voluta da Sala, che sarebbe in realtà la creazione di 5 vasche, perché non si parla di navigli navigabili, costa 150 milioni. Quindi voglio dire, a questo punto, come diceva giustamente anche Cecchetti nel suo intervento, chiediamo a Sala di essere più coraggioso, ribadisco, al netto della fattibilità del progetto.